Pensano carezze e abbracci, a volte sempre più spesso danno schiaffi e pugni, creano lividi, rompono braccia. Dolore è sapere che quella stessa bocca che hai baciato mille volte è capace di insulti, di rimproveri, minacce. Dolore è avere paura di chi dovrebbe proteggerti, invece ti incute terrore. Ti impedisce di vivere serenamente perché crede di doverti controllare di continuo, ti considera un oggetto di sua proprietà, ti isola dal mondo. Ma tutto questo dolore è davvero necessario? Antonella Galuppi.
Grazie mille, grazie. Innanzitutto un ringrazio speciale, ringraziamento speciale a Federica e Benedetta Bonifacio per questa splendida interpretazione. Grazie di venire e ascolteremo anche durante i vari momenti che ci saranno oggi. E ringrazio anche Pippo Di Noto, stasera l'ho coinvolto in questa lettura che avrei dovuto fare io e come potete ben sentire io non ho la voce adatta stasera. Quindi grazie anche per essere intervenuto al posto mio, grazie. Buonasera a tutti, stasera affrontiamo una tematica molto particolare che in previsione di quello che è il 25 di novembre come data che è stata individuata per parlare di violenza contro le donne, noi abbiamo un po' anticipato sui tempi. Stamattina a livello comunale c'è stato un consiglio comunale straordinario per parlare di una mozione particolare che il comune di Santa Croce Camerina, e io ringrazio di questo non solo il presidente del consiglio Piero Mandarà ma anche il sindaco Giovanni Barone, che hanno sposato questa iniziativa di voler fare veramente qualcosa di concreto per arginare questo fenomeno. E quindi in collaborazione con l'ASP7 di Ragusa stiamo portando avanti una serie di iniziative concrete, con lo sportello donna che è stato attivato a Santa Croce e che quindi entrerà in pieno regime, con la collaborazione di persone qualificate. Avremo modo di vedere che Santa Croce prenderà delle iniziative importanti per arginare il fenomeno e per cercare in quelle situazioni in cui il fenomeno è già in atto perlomeno di evitare le situazioni peggiori per quello che sarà possibile. Io stasera ho degli ospiti graditissimi, intanto ve li presento, dopodiché passeremo ai saluti istituzionali. Voglio ringraziare per essere qui il capitano Maria Chiara Soldano, capitano dei Carabinieri di Ragusa, per essere qui. Già la sua figura è importante, ci dà un senso di protezione e soprattutto ci dà la possibilità di dire che le donne ormai sono arrivate dappertutto e quindi quelle discriminazioni anche nell'attività lavorativa ormai non esistono più. E lei la prova vivente, come lo sono anche tante sue colleghe delle forze dell'ordine che rivestono ruoli importantissimi e che portano anche quella sensibilità in più, diciamo, che non che all'uomo manchi, ma la donna è più impreziosisce di più, diciamocelo. Poi ringrazio il dottor Giuseppe Iumara, medico legale, avremo modo di parlare di argomenti molto importanti e anche di una certa cruenza. E ringrazio altresì l'ispettore Inail Giuseppe Di Noto, che stasera ci parlerà appunto di violenza anche nei luoghi di lavoro, ed è importante sottolineare come le donne purtroppo vivano spesso l'attività lavorativa in condizioni che non sono del tutto ottimali. Un ringraziamento specialissimo va a quelle donne che sono in campo, in prima linea, tra cui Gianna Miceli con l'associazione Adesso Basta e la nostra Rosa Barrigio che rappresenta il nostro sportello donne qui a Santa Croce Camerina, dove appunto ci auguriamo di fare qualcosa veramente di concreto perché il comune si è attivato. Io passo immediatamente la parola al nostro sindaco Giovanni Barone per i saluti istituzionali. Illustri ospiti, buonasera, signore e signori, buonasera anche a voi. È un grande piacere per me dare il benvenuto a tanti ospiti di così alto livello e soprattutto di affrontare con dei risultati, perché si può fare questa iniziativa, ma se poi rimane così non serve a niente. Invece noi daremo seguito a questa splendida serata e giornata, perché anche stamattina, come diceva prima la consigliera Caluppa, abbiamo lavorato un po' in consiglio comunale. Ci occupiamo di un argomento molto importante, che non riguarda solo la cronaca nera, di cui oggi a mezzogiorno abbiamo appreso l'ultimo caso disgraziato che è capitato proprio di femminicidio. Quindi non solo cronaca nera, ma come giustamente diceva l'ispettore e anche Antonella, la violenza sulle donne purtroppo si applica anche nei luoghi di lavoro. E lì è la cosa più odiosa, perché una donna che va
a guadagnarsi un pezzo di pane, spesso viene lesa nella sua dignità. E quindi questo è quanto di veramente di glorioso credo possa succedere. Lo dice un padre di due figlie femmine, quindi immagino i drammi che possono vivere queste donne, queste ragazze che si trovano in queste condizioni. Sì, c'è qualcosa che bisogna, su cui bisogna lavorare tanto nelle scuole, nelle associazioni, per togliere, per far scomparire, eliminare questa specie di signoria che ha un uomo sulla propria donna. Cioè, tanti uomini si sentono signori e padroni della donna, di cui sono compagni, mariti, fidanzati, conoscenti, eccetera. E questo senso di dominio li porta poi ai problemi che vediamo tutti i giorni, alla cronaca nera e quant'altro. Cioè, questa gente si sente padrona della vita, quindi delle iniziative, delle possibilità di vita di quella persona e cerca di sopraffarla. Quindi bisogna lavorare anche cominciare dalla scuola. Noi come comune ci siamo già attivati fin dal mio primo insediamento, fin dal primo insediamento di questo consiglio comunale, di questa giunta, con lo sportello antiviolenza che la signora la dottoressa rappresenta qui insieme ad altre, per dare una risposta, perché anche a Santa Croce questi problemi ci sono. La dottoressa annuisce, si vede che sto dicendo una cosa vera. Ci sono e vanno risolti questi problemi con le metodiche che adesso ci daranno i nostri illustri ospiti. Stamattina il Consiglio Comunale mi ha buttato un altro fardello addosso, fardello però in questo caso rosa, positivo, una mozione di indirizzo che io lunedì immediatamente trasformerò in un atto di indirizzo verso i dirigenti del Comune. In modo che questa mozione, atto di indirizzo, si possa trasformare in un atto deliberativo, cioè praticamente in azioni concrete che cercheremo nell'ambito del possibile, senza impedirlo, in azioni concrete per prevenire quando, ho cercato di dire io così in modo sintetico, che quando stasera approfondiremo. Buona serata e buon lavoro a tutti. Scusate, prima dei saluti del Presidente del Consiglio Mandarà, volevo sintetizzare una cosa che il Sindaco ha anticipato, che stamattina si è presa una decisione molto importante e di questo ne diamo atto anche ai consiglieri di opposizione che l'hanno approvata, quindi è stata approvata all'unanimità, ed è una cosa molto importante questa. Si tratta in realtà non solo di una mozione che, come vi dicevo, riguarda l'applicazione diretta e con la collaborazione tra Comune, ASP e tutte le forze che sono nel territorio per contrastare quindi la violenza. Il Comune si attiverà in prima linea su questo, partendo dallo sportello donna che noi abbiamo. Ma è stato introdotto anche una novità, ed è quella che speriamo di portare avanti, nel senso che lo faremo nei tempi consoni, di poter attivare una stanza rosa. In realtà il concetto di stanza rosa parte da un'idea che non è mia, però è nata in collaborazione con un'altra consigliera comunale di un comune, adesso lo posso dire, di un comune di Bologna, che ho avuto la fortuna di conoscere in occasione di un incontro che abbiamo avuto a Roma in occasione di una discussione di tesi di master in criminologia. Ci siamo incontrate, non ci conoscevamo, e per puro caso durante la discussione della mia tesi lei era presente e mi ha voluta conoscere. Da lì è nato un rapporto molto particolare, dove abbiamo parlato di tante cose, fra cui abbiamo scoperto di avere proprio in comune questa peculiarità. Anche lei era una consigliera comunale, sicuramente di un distretto molto più grande, perché è Bologna città metropolitana, e mi parlava proprio del fatto che loro avevano istituito, su sua idea e di persone, quindi di una certa professionalità, questa stanza rosa. La stanza rosa sarebbe un luogo neutro
dove le donne, ma non solo le donne, i bambini o anche gli anziani, gli uomini vittime di soprusi, possono in realtà chiedere aiuto. In che modo? Essendo una zona neutra che non è necessariamente confinata in una caserma dei carabinieri o all'interno di un, diciamo, di un ASP o di un ospedale, offre la possibilità alla persona di decidere liberamente di parlare, naturalmente essendo accolta da persone professionalmente adeguate, di parlare, di raccontare il problema e di decidere spontaneamente se denunciare, in che modo denunciare, se chiedere aiuto, in che modo chiedere aiuto, e verrà supportata e aiutata in tutto quello che è necessario, anche nella possibilità di decidere di andare via senza avere riscontro, nel senso che liberamente magari un momento di sfogo, una necessità, un bisogno del momento, e quindi lo può fare tranquillamente, perché talvolta, dobbiamo anche dirlo, andare in una caserma dei carabinieri a denunciare incute un po' di terrore, ci vuole molto coraggio. Ci sono donne che magari hanno paura delle conseguenze, e purtroppo si è verificato che anche in seguito alle denunce delle donne poi alla fine hanno trasformato l'uomo nell'essere peggiore. Per cui creare questa stanza rosa neutrale, se troveremo in una delle stanze del comune a disposizione, che possa servire intanto come guscio protettivo, dopodiché dare gli input necessari per permettere alla donna o a chiunque abbia bisogno, perché consideriamo si tratta, è rosa per dare un senso di sensibilità, però in realtà è aperta proprio a tutti coloro che hanno bisogno, che sono in difficoltà, come momento di sfogo, ma come momento di aiuto concreto, qualora ne abbiano bisogno, e con delle figure altamente professionali specializzate che siano adatte a dare le indicazioni giuste. Questo ci tenevo a precisarlo, perché ovviamente stamattina molti di voi non c'erano, quindi non avevano idea di che cosa stessimo parlando. Do la parola a Piero Mandela. Buonasera a tutti. Mi avete anticipato, io volevo parlare di questo, volevo parlare di questo. Chi parla l'ultimo poi alla fine trova poco da dire. Comunque, innanzitutto volevo portare il saluto da parte di tutto il Consiglio Comunale che io rappresento. Vedo che ci sono alcuni consiglieri presenti, li vorrei salutare, la consigliera Santo Donato, che è anche assessore alle pari opportunità. Poi abbiamo la consigliera Galuppi, la consigliera Galuppi sei qua, la consigliera Candiano, e poi vedo anche il vice sindaco che si è messo alla fine, consigliere comunale anche lui, quindi il consiglio è rappresentato anche stasera. Come ha detto Antonella, oggi abbiamo avuto un consiglio comunale importantissimo, per me importante, perché è una battaglia che porto avanti da tanto tempo, da quando ero assessore alla provincia, e da assessore alla provincia regionale di Ragusa siamo stati uno dei primi enti a costituire uno sportello antiviolenza a Ragusa, proprio uno sportello che è stato invidiato non solo dalla provincia di Ragusa, ma è stato invidiato anche da tutto il resto delle province siciliane. E da quel momento c'era anche Gianna all'epoca che mi ha dato anche lei una mano d'aiuto, e da quel momento non abbiamo mai smesso di occuparci di questo problema. Per noi ogni anno diventa sempre un impegno da affrontare e da cercare sempre di trovare nuove soluzioni per poter affrontare questa problematica importante. Quindi con il Consiglio oggi abbiamo fatto il primo passo avanti, che è quello di approvare questa mozione diciamo il Sindaco ha accolto benissimo, e sicuramente per quel poco che noi possiamo fare, ecco, sicuramente il messaggio, quello importante che vogliamo trasmettere, il messaggio è quello che di fronte a questa problematica non bisogna mai fermarsi e bisogna sempre starci dietro. Grazie a tutti. Allora, prima di cedere la parola al dottor Iovara,
Lei è un medico legale e si è occupato di tantissimi casi che sono non solo della provincia ma anche oltre. Ma noi vogliamo parlare di quello che accade nella nostra provincia in particolar modo, perché molto spesso quando noi guardiamo la TV, i telegiornali poi ci vengono propinati proprio nelle ore pranzo e cena, quindi l'ideale, e quindi ascoltiamo tutto quello che di più cruento e brutto c'è, perché il telegiornale purtroppo non è dispensatore sempre di belle notizie, anzi quasi sempre delle peggiori notizie. E quando noi ascoltiamo, non dico quotidianamente, ma quasi, di violenze di ogni tipo, e soprattutto di femminicidi, quando li ascoltiamo e li vediamo alla TV ci sembrano delle cose strane, che guardiamo da lontano, che pare che non ci tocchino, come se stessimo guardando un film. Sì, quando invece poi ci siamo resi conto che purtroppo la nostra provincia è anche vulnerabile e ci sono stati dei casi di femminicidio recentissimi che ci hanno poi buttato in faccia episodi veramente gravi, dove veramente ci sentiamo straniti e non ci rendiamo conto di quello che accade, anche perché molto spesso lo sentite dire tutti, ma erano una famiglia perfetta. Quella famiglia non faceva pensare nulla di che, poi scavando sotto sotto emergono delle cose che apparentemente non erano visibili. Quindi io invito il dottor Iguara a parlarci proprio di femminicidi nella nostra provincia di Ragusa, che in realtà ci hanno stupito, sconvolto e che ci sembravano talmente strani e poi in realtà erano veri, esattamente come quelli che noi vediamo in TV. Buonasera a tutti, grazie dell'invito e della presentazione. Io devo chiedere scusa al comune di Santa Croce, perché sarà la terza o quarta volta che mi invitano e ho sempre disertato, ma per motivi di lavoro, non certo di bypass. Stasera, tutti quanti immaginate, parleremo di Loris. No, stasera non parliamo di Loris, parliamo di una cosa che comunque merita altrettanta, se non più, attenzione. Parleremo di femminicidi. Innanzitutto mi piacerebbe con voi chiarire un punto molto spesso dibattuto. Chi è il medico legale? Tanti chiedono, ma ha fatto il medico, saprebbe visitare una persona? Certo, se è vero, come è vero, che appunto si dice il medico legale, è proprio per questo, perché la medicina legale è una specializzazione della medicina che sta a cavallo tra la clinica e il diritto. In pratica il medico legale è quella persona che mette a disposizione delle forze dell'ordine le proprie conoscenze mediche in funzione dei loro quesiti. A me non viene chiesto si è fatto male, a me il capitano mi chiede: è caduto da solo o l'ha picchiato qualcuno? E se questo è avvenuto, quanto tempo fa è avvenuto? La cronologia, se si è difeso o seppure è caduto in modo inerme. Sono tutte cose che hanno praticamente un risvolto molto spesso importante. Ovviamente le loro indagini se la fanno da padrone, però tante volte hanno bisogno del sostegno di questo specialista. Chiarito questo, l'omicidio, voi sapete che cos'è, è fin troppo facile. Qualsiasi azione che abbia come conseguenza la morte di un soggetto, sarà colposo, sarà volontario, sarà preterintenzionale, a seconda delle fattezze. Invece per femminicidio intendiamo una caratteristica particolare. Si parla spesso di omicidio di genere. Che cosa vogliamo dire? Innanzitutto, ovviamente, chi ne fa le spese è la donna, una ragazza. Ma perché parliamo di omicidio di genere? Vogliamo intendere quello che già abbiamo anticipato gli altri relatori, e cioè la conseguenza di un mancato assoggettamento fisico o psicologico. L'uomo, il macio, non accetta che la donna alza la mano o tende il dito indice accusandolo. Questo lo fa andare in tilt e scatena queste situazioni che poi sfociano da semplici intimidazioni fino alle violenze più barbare. Partiamo da lontano. Tutti quanti noi ci vantiamo di avere delle famiglie, tra virgolette, normali. Che cosa sia la normalità? Vi prego, lasciamolo perdere, perché sennò finiamo domani mattina. Ma comunque quello che noi vogliamo invece approfondire è questo.
esistono delle famiglie dove all'interno dei rapporti familiari si maturano quello che in psicologia, in criminologia si chiamano disturbi da stress, disturbi post-traumatici da stress. Post-traumatico non vuol dire da incidente stradale, post-traumatico vuol dire il reiterare di condizioni conflittuali che poi danno questo trauma psicologico. Ci siamo? Se vado troppo veloce non c'è problema, me lo dite e io ci ritorno. Che cosa ha di caratteristica la donna che vive in questo ambiente familiare? Matura fondamentalmente due tipi di quadri patologici. La cosiddetta sindrome di Stoccolma, che vuol dire il convincersi di dover stare col carnefice al fine di proteggere i figli, cioè lei è convinta assolutamente della bontà piuttosto che della brutalità e se ne autoconvince ci pensa sempre. Non è ovviamente un'idea logica, è un'idea che deriva da un vissuto particolare. Altra cosa invece è la sindrome della donna maltrattata. Che cosa succede? Dopo le innumerevoli tensioni col marito si viene ad attraversare quella che si chiama una cosiddetta luna di miele, ma non è una vera luna di miele, è un periodo di aumento della frustrazione che poi sfocia sempre nella depressione, quando la donna non fa altro che sperare che il partner possa cambiare. Il partner non cambia, quindi aumenta il disagio, aumenta la sua disistima. Peggiore di questo la donna e sfocia tutto nella depressione. Cos'hanno di comune queste due, sia la donna maltrattata, sia la donna che ha la sindrome di Stoccolma? Il convincimento patologico che non c'è alternativa. Il convincimento che da questa situazione non si possa uscire. E questo è il dramma di queste donne. Perché il convincimento che non si possa uscire, l'aggressore lo sa bene. E come fa ad alimentare questa condizione? Innanzitutto cerca di isolare la donna, perché non c'è dubbio che più confronti ha una donna, più si può accorgere di quello che potrebbe esserle evitato. E poi un'altra cosa assolutamente meschina che fa l'uomo che vuole comandare è quello di tagliare i fiumi dell'economia. Tante volte, troppe volte, queste donne che soffrono questa condizione sono le casalinghe. Perché la casalinga, giustamente, fa un lavoro, per carità, assolutamente importante e meritevole, e meritorio. Però non c'è dubbio che chi porta i soldi a casa è il marito. E il marito lo fa apposta, la fa sentire assolutamente dipendente. Che cosa succede? Alla fine si crea un equilibrio assolutamente instabile. E non appena la donna prova a fermare questa catena di episodi, si passa da un quadro che può iniziare con delle banali intimidazioni, minacce, per poi sfociare a una vera e propria violenza. Ora, prima, e ringrazio a proposito del capitano che mi ha ceduto la parola, prima che lei affronterà come evitare questa cosa, io vi volevo fare un profilo di quello che è il femminicida. Il femminicida è sostanzialmente di due categorie. Il patologico, in genere sono degli schizofrenici questi, oppure gli aggressori domestici, e questi sono i più vigliacchi. Queste sono le persone che possibilmente sul posto di lavoro non sono nessuno, sono le persone gli ultimi degli ultimi, i più insignificanti nella loro realtà lavorativa sociale, però hanno questa caratteristica. Al di là di questo grave deficit di autostima, che giustamente dipende dalla loro nullità, dal loro essere poco, sono violenti solo in famiglia. Sul posto di lavoro non si permettono perché li fanno volare. Sfogano tutto con le loro signore. Chi sono queste persone? Gli aggressori domestici. Primo, il controllatore. Chi è il controllatore? È quella persona che ha paura che la sua donna si confronti e quindi ci tiene assolutamente a essere sempre lì a controllare che non ci siano contatti col mondo esterno, perché alla fine questi mariti isolano le donne,
la donna, se si confronta, se ha il coraggio di parlare, se ne esce da questi tunnel. Altro tipo, il difensore, detto anche il falso principe azzurro, non concepisce l'autonomia della sua compagna, che la vive come una minaccia di abbandono, e quindi sceglie donne che sono già fragili di per sé e hanno bisogno, come vi dice qua la diapositiva, sono dipendenti dal marito. Lui di questo ne fa proprio la sua vittima preferita. Poi un altro tipico vigliacco è quello che è in cerca di approvazione, cioè praticamente lui non fa altro che cercare continui attestati di benemerenza, continui riconoscimenti, e non appena la signora, la moglie, la compagna mette in dubbio il suo lio del suo partner, allora si scatenano le reazioni aggressive. Poi c'è anche l'incorporatore, vedete che bella questa idea di così, mi dispiace non lo state vedendo, comunque l'incorporatore, vedete questo qui che avvolge tutto, tende ad un rapporto totalizzante perché teme la perdita della sua donna, e lui sa che la perdita della sua donna è catastrofica, ma non la vive a livello paritario, comunque deve essere sempre la sua vittima, la sua servetta, la sua schiavetta. Cosa hanno di caratteristica questi femminicidi? Il cosiddetto overkilling. Andiamo avanti. Che cos'è overkilling? Chiedo scusa a chi queste cose le sa già, però giusto per puntualizzare cosa succede. Praticamente overkilling letteralmente vuol dire andare al di là di quello che basta per ammazzare, fare delle lesioni assolutamente spropositate. E questo rispecchia la crudeltà particolare dell'efferatezza. Vedete, questo qui sulla vostra destra è come ho trovato circa un anno fa la signora Zarba Maria. Questa era una signora assolutamente attiva, molto impegnata nella Chiesa, come si chiamano questi qua? Ministri dell'Eucaristia, questi che portano... Questi che portano la comunione a casa, perfetto. E questa qua però a un certo punto aveva un marito... Era un mio tecnico di laboratorio quando ero al liceo classico. Era una persona assolutamente, quasi un minus. E più questa signora usciva, più questa signora aveva apprezzamento nella parrocchia, nella realtà ragusana, più lui diventava feroce. Tant'è che un giorno deciderà di farla finita, e anche qui troviamo, vedete, la prova provata di un'efferatezza. Cioè questo signore non è che la ammazza, la fa quasi a fettine, e non è successo, come diceva la dottoressa Galuppi, dall'altra parte del mondo, è successo qua, 10 minuti di strada. Andiamo avanti. Questa è una definizione che ho copiato da un manuale di criminologia. Nell'overkilling si cela la volontà di trarre soddisfazione e piacere dalla sofferenza altrui. Il cosiddetto, quello che i criminologi chiamano supplizio dei cadaveri, loro si sfogano e godono di questo. E così arriviamo alla nostra tranquilla provincia di Ragusa. Tranquilla forse sarebbe stato meglio virgolettarlo. Quando si parla di Ragusa, io non sono ragusano, anche se abitiamo qui a Ragusa da diversi anni. Ragusa è conosciuta come l'isola nell'isola, e in effetti è così, assolutamente. La nostra realtà proprio di Ragusa Centro è ben diversa da quella che c'è vicino negli altri capoluoghi di provincia, e anche nella nostra stessa provincia, senza nominare altri comuni. Quando io nominai una volta, ho detto: ma scusate, mi dite che qua Ragusa è un'ottima città, però a Vittoria succede, per esempio, Vittoria è provincia di Genova, noi non c'è. Il femminicidio di fatto non è soltanto l'uccisione, sono anche i maltrattamenti, rientrano tutti in questa grande categoria. Guardate che cosa assurda, testa la compagna e la figlioletta, mi tradì così mi costrinse ad ucciderla, oppure maltrattata e picchiata, o in alto a destra, l'ho picchiata ma non abbastanza, questo è proprio il paradigma dell'uomo che vuole fare queste azioni così balorde.
E qui vi presento velocemente, perché non voglio entrare nel macabro, i casi che mi hanno visto al lavoro in questi ultimi anni. Una di fatto non è che c'entri proprio tanto, Pamela Canzonieri, ve la ricordate? Questa è una ragazza ragusana, figlia di una famiglia assolutamente garbata, per usare il termine ragusano, che viene uccisa, strangolata, perché si nega a un balordo spacciatore. Questa sulla sinistra rappresenta l'ultimo caso di omicidio-suicidio abbastanza feroce, ma questo non ne parleremo. Quello che invece riveste tutti i paradigmi di quelle quattro definizioni che abbiamo detto è quella che sta in mezzo, Maria Zarba, successe, non lo ricordi, ottobre? 11 ottobre, se lo ricorda meglio lei. Bravissimo, andiamo avanti. Questo è un caso di omicidio-suicidio, lo sapete, andiamo avanti, non è questo? Questa è Pamela, così arrivò già nella barra del Brasile, e la cosa importante di questo, andiamo avanti, non vi voglio fare vedere questo documento, vedete, tornate indietro di uno, indietro di uno, questo, vedete le unghie, questo è il lavoro che fa il medico legale, ma soprattutto la sezione dei rilievi scientifici, prendono tutti i bordi delle unghie, vedete che sono tutte ritagliate, e da lì si riesce a prendere, con un po' di fortuna, se c'è stata una valutazione, il DNA. Il DNA ci dà un'approssimazione più che miliardesima, cioè abbiamo più di un miliardo di indicazioni che quello, soltanto quello, è stato l'aggressore. Andiamo avanti. E poi andiamo alla signora Zappa. Vedete, queste sono due foto del centro di Ragusa. Che cosa colpisce? Vedete la signora? Abitava là in quell'uscio aperto sulla vostra sinistra. Quindi la cosa drammatica è che tutti sentivano questi litigi, queste urla che non erano tanto rare in questa casa. Tante volte mi viene fatta una domanda, dice: ma lei non si spaventa dei cadaveri? Non mi spavento dei cadaveri, assolutamente, non potrei fare questo lavoro. Mi spavento dell'indifferenza della gente. Mi fa molto più impressione ricordare che lì a un metro di distanza abitavano altre persone e che si sono negate tante evidenze. Mi fa molto più senso, mi fa molto più paura questo, piuttosto che un cadavere che ormai mischino lo vedo inerme e non mi potrà mai dare fastidio. Quindi in pieno centro di Ragusa, a 50 metri sulla sinistra c'è la cattedrale. Tra l'altro vicino a casa tua, se non sbaglio. Tu che hai sentito qualche cosa? No, troppo lontano per sentire. No, sono giustificata. Vedete, è impensabile che non si sentissero le cose che avvenivano in quella casa. Andiamo avanti. Questo sono io con gli altri della... Questa volta è contro il mio capitano, sono la polizia. E questo è quello che troviamo. Guardate, l'esempio tipico di overdose. Guardate che pozze di sangue che troviamo, che non sono solo da una parte. Vedete, quella lì sulla sinistra è una pozza. La pozza di sangue per il medico legale è la raccolta di sangue su uno strato declive. Ma non si ferma solo là. Guardate la tenda, guardate. La signora ha provato a scappare e lui continuava a massacrarla. Ora vi faccio vedere anche come l'ha fatto. Andiamo avanti. Vedete là la signora? Cos'è che l'ha fatto andare in tilt questo signore? Che lui continuava a blaterare e lei invece, tranquilla, vedete, si stava vestendo, vedete, avete già i fantasmini, continuava a vestirsi. Questo fatto l'ha fatto andare in tilt, ha preso quello che era un suo bastone tipico, con un bastone da ombrellone, sapete che ormai li vendono dappertutto, che hanno il vermiglio finale per piantare, lui li modificava e ne faceva un vanto di queste modifiche. Ne abbiamo trovate a casa sua circa 16 di queste cose, aveva questa fissa dell'ombrellone ultra rapido. Andiamo avanti, questo andiamo avanti subito come fu fatto, e questo è lui, vedete, faceva questo lavoro negli ombrelloni, li modificava e
e li rendeva facilmente penetrabili nella sala, ma non è che ce l'avevo uno o due, ne abbiamo trovate proprio tantissime. Concludo e lascio la parola a persone che mi diranno, o che persone si diranno cose molto più importanti, con questa lettura di Serena Dandini. Molti si chiedono perché è stata necessaria l'introduzione di una nuova parola, femminicidio. Era un crimine che alla fine è un omicidio come un altro, semplicemente perché non è un omicidio come un altro. Dietro alla catena ininterrotta di donne uccise in quanto donne c'è un grande movente che va portato allo scoperto, un nemico che si annida in ogni tipo di cultura e società. È l'atteggiamento culturale dominante che considera una moglie, compagna, fidanzata, figlio, sorella, insomma una donna, come qualcosa da possedere e non un qualcuno con pari dignità e diritti. Se la parola non vi piace, inventatevi un altro neologismo. Troviamo insieme un termine più aggraziato e pertinente, ma non facciamo finta che il dramma non esista. Ok, spero di avervi capito. Non sono abituato a parlare, però se qualcosa volete che la riprendiamo o la approfondiamo, sono qui a vostra disposizione. Lascio la parola al capitano. Prima però vorrei chiedergli una cosa. Può ritornare al posto se vuole, perché non credo che avremo bisogno delle slide. C'è una domanda che proprio mi preme. Studiando e approfondendo un po' il discorso della criminologia, dei comportamenti devianti, compare sempre spesso il discorso della vittima, cioè si cerca di approfondire non solo il reo, cioè quello che ha commesso, ma anche il comportamento della vittima, che ha un ruolo determinante nel comprendere qual è stato il fattore scatenante. Lei che cosa pensa? Che nei casi di femminicidio, che naturalmente sono molto diversi come contenuto, come natura, la vittima tutto sommato inconsciamente, non volutamente, ha un ruolo più o meno determinante nella reazione dell'uomo? Cioè, faccio un esempio forse molto banale, quando un uomo è molto adirato e allora il rispondergli ad oltranza può scatenare quindi ancora di più questa ferocia, se già dentro sé ha questo moto. La domanda è assolutamente pertinente. In buona sostanza mi si chiede se in questo dramma, in questo omicidio così violento, anche la vittima ha un ruolo. Penso di sì, anzi sicuramente sì, perché l'errore chiaro che avrà fatto la donna è quello di essere assoggettata, di essersi prostrata a questo marito. È chiaro che ovviamente ha tutto il diritto a un certo punto di dire ora basta, dovrebbe comunque essere aiutata in questa fase di dire ora basta. Il problema è quante donne hanno il coraggio di venire allo scoperto, qual è il momento e i modi migliori di farlo, e chi sono le professionalità che meglio di tutte sapranno far uscire questo fardello, in primis per salvare questa signora e poi per salvare tutta la famiglia, tutto l'ambiente. Comunque che la donna abbia anche lei un ruolo, proprio perché se è troppo tempo assoggettata, se questo è una colpa, sicuramente se lo ce l'ha. Grazie. Io prima di passare la parola al nostro capitano Maria Chiara Soldano, che ringrazio nuovamente per essere qui, io ho preferito, diciamo, parlare con lei di violenza domestica perché in senso generale è un argomento che spesso non è toccato fino in fondo. Noi quando pensiamo alla casa, noi pensiamo al nostro nido, alla nostra isola felice, al luogo protetto. Io, studiando ed approfondendo alcuni argomenti, mi sono resa conto che invece è proprio la casa il luogo peggiore, quello dove in realtà accadono fatti veramente molto spiacevoli, non solo nei confronti della donna, ma anche nei confronti dei figli o anche di persone che convivono, per esempio gli anziani.
Molto spesso noi trascuriamo anche questa figura delle persone anziane, che sono le più indifese, le più deboli. Abbiamo sentito anche spessissimo di figli che uccidono le madri proprio perché vogliono i soldi, e magari quelle povere donne vivono di una pensione stentata e non riescono neanche a sopravvivere. Invece loro bivaccano già quarantenni e oltre la stessa abitazione dei genitori. Quindi questo nido, questa protezione, in realtà la casa non è così sicura. E quindi come ci dobbiamo comportare in caso di violenza domestica, in caso di situazioni anomale? Un po' come aveva introdotto il dottor Iuara, molto spesso gli altri siamo indifferenti a tutto questo, perché io credo che i segnali arrivino. È impossibile che una persona che sia sostanzialmente e fondamentalmente buona, a meno che non abbia un rapto, se può capitare, arrivi a così tanto. Io suppongo che ci siano dei segnali, magari molto blandi all'inizio, che poi si acuiscono nel tempo. E quindi sarebbe opportuno, anche per esempio per una donna, parlando proprio di femminicidio, quando una donna si rende conto che c'è qualcosa che non va e qual è il limite oltre il quale deve cercare di arginare il problema prima di arrivare ad una situazione senza via d'uscita. Sì. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio il sindaco e chi ha comunque organizzato questo evento, perché ritengo che sia particolarmente importante vedersi, riunirsi e cercare di riflettere su queste tematiche, proprio per fare delle riflessioni insieme, analizzare purtroppo cose che sono già successe, ma cercare di lavorare insieme, di fare rete per poter prevenire questi fenomeni. E da questo punto di vista, appunto, come Arma dei Carabinieri siamo molto impegnati anche in progetti all'interno degli istituti scolastici. Come diceva prima il sindaco, è importante intervenire all'interno delle scuole, iniziare già dalle scuole primarie, dalla tenera età, esatto, esattamente, proprio perché parlare di cultura della legalità sotto diverse sfaccettature, che può riguardare la violenza di genere, il bullismo, l'abuso di sostanze stupefacenti, alcoliche e quant'altro, è importante. Quindi mi auguro che ci siano, insomma, anche altri momenti nei quali poter approfondire queste situazioni, ecco. L'Arma dei Carabinieri, come sapete, da anni è costantemente impegnata nelle attività di contrasto e di prevenzione alla violenza di genere, con la consapevolezza che non è sufficiente agire solo quando il reato si è consumato, ma è necessario intervenire prima attraverso delle intensi opere di informazione e supporto alla cultura di genere. Voi pensate che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità la violenza domestica è un fenomeno molto diffuso, che riguarda degli abusi, diverse forme di abusi psicologici, fisici, sessuali, e riguarda proprio questi comportamenti di coercizione esercitati per controllare emotivamente uno degli appartenenti al nucleo familiare, e ha delle conseguenze gravissime sia dal punto di vista psicologico, perché porta a delle depressioni, porta la vittima a stare in uno stato di continuo di ansia, di timore, di paura e quant'altro. Porta delle conseguenze gravi dal punto di vista fisico, perché, come mi stava dicendo prima il dottore, ci sono appunto casi nei quali, quante volte abbiamo visto donne purtroppo sfregiate al volto con l'acido, oppure ridotte a uno stato di coma per le troppe botte prese in testa, o nei casi appunto più gravi purtroppo hanno incontrato la morte. E questi sono i casi appunto più eclatanti, ma
ma può portare anche delle conseguenze gravi dal punto di vista relazionale. Perché? Perché chi commette questi abusi, come vedremo, pone la vittima in uno stato di isolamento totale. Ok? Quindi, e le conseguenze della violenza domestica sono tanto più gravi quanto più durano nel tempo e quanto più è stretto il rapporto tra l'abusante e la vittima. Un dato che ci deve far riflettere e sul quale tutti dobbiamo lavorare è che il 90% dei casi non viene denunciato. E su questo ci dobbiamo impegnare tutti, tutti quanti. Ma veniamo al dunque, come poter difendersi da queste violenze domestiche, che sono quelle più vive, che appunto si sviluppano all'interno del nucleo familiare, che dovrebbe essere in realtà quel luogo dove possiamo trovare protezione, sicurezza. Prima di tutto bisogna imparare a riconoscere i comportamenti tipici dell'abusante. L'abusante ha un unico obiettivo, quello di porre la vittima in uno stato di soggezione, di sudditanza, poiché è una persona molto insicura, che ricopre, ma anche non ha una vita sociale particolarmente frizzante, per sentirsi sicuro cerca di controllare in tutto e per tutto il vissuto della donna in questo caso. E quindi per far ciò ovviamente deve eliminare, annullare tutto ciò che può provocare una difficoltà nel voler controllare la vita di questa donna. E cioè la donna nel tempo arriverà ad essere completamente isolata. Arriverà a essere isolata dalle amicizie, arriverà a essere isolata dal lavoro, arriverà a essere isolata anche dal suo nucleo familiare originario. E la cosa spaventosa e preoccupante è che col tempo la donna tende a sopportare queste violenze e addirittura a giustificarle. E vabbè, ma è geloso, però significa che ci tiene se è geloso. Pensiamo a quante volte accade, abbiamo anche purtroppo sentito testimonianze del genere, la donna che torna a casa tardi dal lavoro e viene malmenata dal marito perché magari non pensa, non crede al fatto che realmente si sia trattenuta al lavoro, ma chissà cosa pensa, dove sia stata, con chi sia stata e così via. E quindi la donna poi che cosa fa? Dice, vabbè, ma poverino ha reagito così perché ci tiene realmente e io per non dargli dispiacere ho lasciato il lavoro. Ecco, questi sono i primi segnali, dobbiamo fare attenzione. Questi sono i primi segnali che pone la donna in uno stato di isolamento. Quindi iniziare a riconoscere quelli che sono gli atteggiamenti dell'abusante. Quindi l'isolamento o le minacce, gli insulti che tendono proprio ad abbattere anche l'autostima della donna. Non sei buona a niente, non sai fare la madre, non sai fare questo, non sai fare quest'altro e così via. In secondo luogo, come difendersi? Imparare ad avere consapevolezza che ciò che accade costituisce reato. Quindi non bisogna giustificare, bisogna acquisire invece consapevolezza e analizzare tutto ciò che accade. Terzo punto, uscire dall'isolamento, rompere l'isolamento, cercare di affidarsi a qualcuno, che siano le istituzioni, che sia un familiare, che sia un amico stretto, che possa anche poi in un secondo luogo testimoniare tutto quello che è accaduto e in ultima analisi denunciare. Ormai
devo dire che si sono sviluppati anche a livello sia sanitario che sociale diversi istituti. Cioè, quando la donna malmenata si presenta a pronto soccorso, come il codice rosa, ci sono delle procedure che tutelano la vittima da tutti i punti di vista, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista psicologico. E quindi è importante, per difendersi, attuare queste situazioni. Io volevo leggervi un'ultima una riflessione presa da Talmud che mi piace tantissimo, che dice: state molto attenti a far piangere una donna, che poi Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo non dai piedi perché dovesse essere testata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere amata. Cerchiamo insieme di sostenere queste persone, queste donne che subiscono queste violenze, e aiutarle a trovare il coraggio di potersi affidare alle istituzioni. Mi permetto allora di fare una domanda. Se un familiare, un amico, un conoscente si rende conto che la persona ha qualcosa che non va, perché non si confida probabilmente, però si rende conto che c'è qualcosa di veramente importante sotto che non vuole rivelare, cosa può fare per aiutarlo? Allora, innanzitutto il familiare o l'amico, che sia, cerca appunto un contatto diretto con la vittima, e se si rende conto che c'è un muro e quindi che questo isolamento non riesce a essere abbattuto, fa una segnalazione alle forze dell'ordine, perché attraverso una segnalazione poi vengono effettuate degli accertamenti. Lo si può fare indirettamente, cioè certamente, sì. Qualcuno proprio per timore e non si espone, rimane proprio in disparte, non vuole far entrare l'altra persona che vuole comunicare, però se si ha in qualche modo un sospetto importante si può intervenire anche indirettamente per aiutarla. Assolutamente sì, non vanno lasciate assolutamente da sole, mai. Quindi già una segnalazione, per esempio, ai carabinieri permette di poter muovere un meccanismo di segnalazione. Intanto si porta a conoscenza la polizia giudiziaria che c'è una situazione particolare, poi noi sappiamo quello che dobbiamo fare, però assolutamente bisogna rivolgersi. Quindi anche in un dubbio, però in un sospetto che può essere importante, quindi che vede trasformare la persona rispetto a come era prima magari, già questo può essere fatto e lo si deve fare nell'interesse della persona. Sì. Grazie, grazie mille. Ora, siccome il capitano deve andare via, per impegni suoi, quindi la capiamo perfettamente, il comune di Santa Croce la voleva omaggiare per la sua presenza qui. Per la sua presenza, ecco, siamo onorati veramente di averla ospitata. Ho assicurato il padre di Punta Seca, io so che ama tantissimo Punta Seca, quindi abbiamo fatto mezzo cose capite, ancora di più. Grazie per quello che fate a Santa Croce. Grazie. Grazie a tutti. E adesso, per un attimo interrompere questo momento un po' delicato che ora riaffronteremo sotto un'altra luce, sotto un altro aspetto, io invito Federica a
darci un altro assaggio della sua bella voce.
grazie a Federica e Benedetta Bonifacio, grazie mille. Ho scoperto un duo bellissimo quest'estate a Punta Secca e ne sono veramente onorata, perché il fatto che poi siano anche sorelle è ancora più bello, davvero. Sì, bellissimo. Abbiamo quindi trattato l'argomento sulla violenza proprio nei confronti delle donne a Punta Secca e lo stiamo ritrattando. Non che sia bello l'argomento in sé, però secondo me è importante parlarne. Poco fa con il capitano parlavamo proprio di questo, che più se ne parla, a partire dalle scuole materne, fino a tutti i gradi di scuola, ma soprattutto anche gli adulti, la cultura, perché noi come genitori dobbiamo essere i promotori, gli educatori dei nostri figli, perché i nostri figli ci emulano, indirettamente ci emulano, quindi anche l'atteggiamento familiare, le situazioni familiari che magari sembrano le più scontate, le più felici, in realtà i nostri figli vedono oltre rispetto all'apparenza. E poi alla fine succede che emulandoci troppo non è così chiaro e trasparente tutto. Allora, grazie ragazze. Passiamo adesso ad un argomento molto molto, credo che sia importante trattare, perché le donne vivono ormai una realtà lavorativa diversa rispetto a quella di 50-60 anni fa. Le donne hanno sempre lavorato, però molto spesso erano relegate a casa, l'angelo del focolare, la classica casalinga, che sicuramente lavora più di tutti, non si smette mai di fare la casalinga. Però proprio questo fatto che ha reso la vita, ci ha reso proprio questa necessità di indipendenza, di avere qualcosa in più anche economicamente per contribuire alla famiglia e mantenere un tenore di vita normale, perché non possiamo dire che con il lavoro si possa fare chissà quanto, però questo ha portato le donne anche alla ricerca del lavoro, e ovviamente non tutte hanno delle qualifiche particolari, quindi possono fare lavori particolari, e nonostante le qualifiche ormai possiamo dire che i laureati si atteggiano a tutto perché non si trova lavoro, quindi di conseguenza non è una questione di cultura, di studio eccetera, è una questione che proprio lavoro non ce n'è, e molto spesso ci si deve adattare anche a lavori di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, e scendere anche a compromessi. Sappiamo anche che, e forse soprattutto anche in contesti lavorativi che potrebbero sembrare più felici, quelli degli uffici o delle aziende particolari, talvolta il vertice crea problemi ai dipendenti, alle segretarie, e quindi si deve scendere a compromessi, vero dottore? Purtroppo questa è un'altra delle realtà. E si parla di mobbing, si parla anche di tante altre cose. Ora io con l'ispettore INAIL Pippo Di Noto affronteremo un argomento importante che riguarda proprio la violenza nei luoghi di lavoro, partendo ovviamente anche dal lavoro, quello che diciamo stagionale, quello umile, che molto spesso è preso sotto gamba, sottovalutato, e che poi invece comporta una serie di problematiche particolari, perché a differenza del bell'ufficio le situazioni accadono in aperta campagna, dove gli occhi indiscreti non ci sono, e quindi c'è più difficoltà per la donna di sfuggire, perché comunque non ci sono vie d'uscita. Quindi affrontiamo questo argomento delicatissimo con anche dati alla mano. Buonasera a tutti, alle autorità, ai relatori, al pubblico interessato, partecipante. Dalle ultime parole del moderatore di Antonella si evince come non poteva mancare a questa relazione il capitano, che purtroppo è dovuto andare. Innanzitutto porgo i saluti dal mio dirigente, impossibilitato a venire stasera, ma che ha fortemente voluto la partecipazione a questa importante iniziativa che ci coinvolge in pieno per la nostra stessa mission, ossia la tutela fisica, psicologica ed ergonomica dei dipendenti, in duplice chiave: quella volta a prevenire le cause violente generate dalla mancata protezione e
prevenzione delle lavoratrici da cui scaturiscono infortuni sul lavoro, malattie professionali e sono conseguenza anche quegli incidenti in itinere che spesso portano anche al decesso. Quella poi più delicata, come diceva la dottoressa, che investe la sfera della loro dignità, mobbing, burnout, lavoro servile. Un breve focus sull'attività dell'Istituto che si avvale a tal fine dell'area medico-legale, di quella della riabilitazione, ma anche di funzionari socio-educativi posti a fianco di chi ha necessità, assistendo sia i dipendenti infortunati che i loro nuclei familiari, talvolta superstiti, organizzando eventi sociali per l'integrazione e il ricollocamento socio-lavorativo di infortunati e tecnopatici, nonché la partecipazione a tavole tecnici per il contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e irregolare, al lavoro servile, specie in agricoltura. Tecnopatici, per non addetti ai lavori, sono i soggetti che nel tempo maturano cronicamente quella che viene definita più comunemente malattia professionale. Mi soffermo brevemente su due aspetti concreti dell'email. Il primo, potete vedere la slide, la redazione periodica del dossier donne, fruibile sul sito www.inel.it, dove la nostra consulenza statistico-attuariale analizza i dati inseriti, cristallizzati all'anno e al quinquennio precedente, relative al fenomeno infortunistico e tecnopatico delle lavoratrici nei vari settori, agricoltura, industria, servizi, conto Stato, gestione autonoma casalinga, settore navigazione, come le caratteristiche che lo contraddistinguono, età, paese d'origine, modalità di accadimento, territorio, al fine del calcolo percentuale da confrontare con i precedenti e procedere quindi con ricerche e studi di prevenzione per diminuire le tecnopatie e gli infortuni, sia in generale che quelli con esiti mortali. Come potete vedere, la slide è la prima del dossier 2019. Analizzando il precedente quinquennio, risulta che un 5% delle cause di infortunio al femminile denunciato, e virgoletto denunciato, tornando al discorso della capitana, perché sfortunatamente non sono tutti a denunciare, riguarda casi di violenza, aggressione, minacce. Inoltre, riguardo alle patologie stress lavoro correlate, quali disturbi psichici e comportamentali, l'incidenza sul totale risulta più alta per le donne che per gli uomini. Mobbing, burnout, malattie del sistema nervoso. Secondo aspetto è il lavoro servile in agricoltura, specialmente in quella del sud-est. Partecipiamo come direzione, funzionari di vigilanza, funzionari socio-educativi, sia ai tavoli tecnici istituzionali che alle congiunte coordinate dalle forze dell'ordine, insieme ad altri enti preposti. Approfondendo tale aspetto, nei giorni scorsi, e precisamente l'8 ottobre, su invito della Prefettura di Ragusa, il nostro funzionario socio-educativo in rappresentanza dell'INAIL di Ragusa ha partecipato alla conferenza permanente provinciale convocata al fine di mettere le attività sul campo nel territorio iblei per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne. Il prefetto, dottoressa Filippina Cocuzza, ha
ha posto l'attenzione sulla necessità di dare ulteriori input agli interventi fino ad oggi realizzati, rivestendo e ampliando il protocollo d'intesa in materia già sottoscritto dalla Prefettura e da altri organi nel 2013. Ciò è ritenuto necessario sia per le innovazioni immesse dalla legge 69 del 19 luglio 19 entrata in vigore il 9 agosto, recante modifica al codice penale e di procedura penale riguardante le disposizioni in materia di vittime di violenza domestica, di genere, stalking, denominata codice rosso, anche per le connotazioni che purtroppo il fenomeno ha assunto negli ultimi anni in Italia e nella provincia di Ragusa. I dati dell'Osservatorio Nazionale Stalking riportano che il 15% di atti persecutori sono negli ambienti di lavoro, può verificarsi sia nelle grandi, medie e piccole imprese, 3 volte su 4 è coinvolta una donna. L'INAIL, essendo l'ente preposto al benessere e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori, partecipando attivamente al protocollo d'intesa, potrà avere notizie dirette riguardanti i casi in cui sono coinvolte lavoratrici e lavoratori che, a qualsiasi titolo, subiscono violenze fisiche e psicologiche. Si potrà avere direttamente il polso della situazione e nei casi estremi ci sarà un supporto da parte di tutti gli enti che aderiscono alla rete, rafforzando sempre più la collaborazione dell'istituto con le altre istituzioni. Si fa presente che l'INAIL di Ragusa ha già un percorso di rete consolidato che si esplica anche attraverso lo sportello di segretariato sociale presso il centro polifunzionale sito in via Polaiani a Ragusa, e la collaborazione già in essere con altri enti quali l'ASP e il Comune. Altro aspetto importante dell'adesione al protocollo, quello nel caso in cui il funzionario socioeducativo venisse a conoscenza di un caso di stalking o di violenza sessuale riguardante lavoratrice o lavoratore, si potrebbe avere una più veloce soluzione della problematica, tutelando la privacy del soggetto in stato di debolezza. In ambito INAIL, l'incontro è intercorso in data 6 novembre presso la direzione regionale, riguardante proprio la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la sede INAIL di Ragusa e la prefettura inerente alla promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno. Un accenno soltanto per informare che un protocollo simile promosso dalla prefettura di Siracusa riguardante i dipendenti in genere, comunque vessati in agricoltura, è stato siglato nei giorni scorsi e protocollato proprio l'altro ieri, anche tra gli altri dal nostro dirigente, la dottoressa Maria Giovanna Costanzi. L'attuazione di tale impegno tra tutte le forze sane del territorio ipleo a scongiurare quello denunciato recentemente e comprovato dal rapporto relativo all'impegno del progetto Presidio, specialmente il capitolo su Ragusa è noto nel volume Vite sotto costo, scritto a più mani dai docenti dell'Università di Urbino dopo una visita sul campo a Marina di Acate. Caratteristica delle condizioni abitative dei braccianti stranieri nella zona del Ragusano, infatti la collocazione degli alloggi in prossimità o addirittura all'interno di luoghi di lavoro, casolari, abitazioni diroccate, baracche, ex ricoveri per animali, rimesse per gli attrezzi, ripari fatiscenti in condizioni di degrado e inquinamento ambientale delineano una sorta di topografia dello sfruttamento nelle serre del Ragusano. I controlli scarseggiano, ostacolati come sono dal deficit, specie di organico degli organi di vigilanza a livello locale. Pensate, noi dell'INAIL siamo 4 ispettori per 2 province. Esiti migliori si sono invece registrati sul versante delle forze dell'ordine, efficacemente adoperatesi per dare attuazione alla legge 199/2016 all'indomani del suo varo. Quelli che usualmente vengono chiamati padroni
da questo rapporto gentilmente fornito appunto dalla Caritas, non solo arrivano a detrarre dalle paghe giornaliere dei propri prestatori il canone locativo dei garaggi, rimessi attrezzi, stalle o altre abitazioni fatiscenti riservate alla manodopera, ma giungono altresì a segregarli nelle serre, inclusi i figli, se presenti, rendendoli praticamente invisibili agli occhi dei più e pretendendo non di rado da loro qualcosa che va oltre la prestazione lavorativa negozialmente pattuita, a seconda dei casi un servizio di custodia a misura della propria serva, la pulizia dei locali e degli uffici dello stabilimento di confezionamento dei prodotti agricoli, un servizio sessuale a soddisfacimento dei propri piaceri. Ma qual è la categoria di queste donne vessate? Sono donne che arrivano nella cosiddetta fascia trasformata insieme al marito oppure con l'intera famiglia o anche da sole con i propri figli. Quindi non sono singole, quindi scartano a priori il lavoro di colf e di badanti, conviventi in città e riparano in campagna senza tuttavia dismettere la propria disponibilità a una occupazione che identifichi il luogo di vita con quello del lavoro. Accettano così per necessità di entrare in serra quasi fosse la casa del padrone e vi si pongono a pieno servizio. La femminilizzazione del bacino di manodopera migrante, da cui il contesto della fascia trasformata è ormai strutturalmente dipendente, ha colpito profondamente l'immaginario tradizionale dei datori di lavoro siciliani. Dalla iniziale curiosità si è passati ben presto a qualcosa di diverso. Si è incominciato a sentir dire che i proprietari avessero riscoperto il piacere della campagna, poiché la sera tornavano a casa sempre più tardi. Molte famiglie sono entrate in crisi. La questione è che in tal contesto le donne hanno cominciato a venire percepite non solo come forza lavoro da cui si pretende la medesima produttività maschile, ma anche alla stregua di prestatrice di sentimenti e corpi sessuali a disposizione di cui si può appropriare in ogni momento. Nel lavoro servile il prestatore è vittima dei poteri corrispondenti a quello del diritto di proprietà. Le forme di segregazione e controllo si accentuano, la subordinazione fuoriesce dall'ambito della prestazione e diventa violento, fino alla pretesa di prestazione sessuale, in aggiunta ovviamente agli abusi già visti, accordi in luogo della retribuzione, il ritiro dei documenti, ricatti di ogni tipo. Rapporto di docenti universitari, non voci di popolo. E questa è la situazione, come si diceva, sembravano discorsi lontani e ci ritroviamo dentro. A questo punto, per sdrammatizzare un po', ma non più di tanto, intanto volevo spendere una parola per quei servicoltori che praticamente vengono accomunati, possono venire generalizzati insieme a questi, come diceva il dottor Iovara, vigliacchi, e che invece fanno il loro lavoro e che meritano il nostro applauso e che mai si sognerebbero uno sfruttamento di questo tipo. Io vengo da una cultura contadina, nessuno si sarebbe mai permesso di sfruttare una donna al lavoro prima che sessualmente, assolutamente. E, dicevo, sdrammatizziamo due ultimi aspetti veloci. Uno, che entrambi riguardano il vostro comune. E, nella ricerca così si fa sull'argomento a livello ebleo, su internet, inserendo le parole chiave dell'argomento,
la prima cosa che mi esce è una bellissima foto a tutta pagina del benestare della provincia, del vostro presidente del Consiglio Comunale, allora assessore ai servizi sociali, che nel 2012 già realizzava uno sportello che andava oltre la provincia e quindi organizzava convegni correlatori, e quindi sulla provincia di Ragusa ho trovato questa bella foto, questo bel ricordo. E poi una cosa anche personale, chi mi conosce, mi frequenta, sa che mi occupo anche di un aspetto artistico, proprio per dare voce alla violenza, anche quella più subdola, che non è quella perpetrata nelle sacche di sangue che ritrova il dottor Iovara, ma altrettanto subdola per le invisibili fibre killer, microfibre killer dell'amianto, che colpiscono uomini e, come vedremo, anche donne. E siamo in pieno tema, perché praticamente, proprio se avete visto la copertina, la fotocopertina del Massimo Quotidiano pubblicato in Sicilia proprio oggi, titolo Basta Amianto. L'amianto che praticamente falcidia le popolazioni e falcidiava e falcidia tuttora, e ne piangono le conseguenze non solo i lavoratori, ma soprattutto, come vediamo, le lavoratrici e soprattutto anche i familiari e le mogli. Questo era un grido di dolore che bisognava affidare affinché passasse il messaggio, e abbiamo scelto un testimonial molto vicino a Santa Croce, un testimonial che è stata, diciamo, questa se non l'ultima, una delle sue ultime cose, ma che ha dato voce e forza a questa denuncia, che è arrivato fino alla trasmissione in Senato, che è arrivato anche all'estero, si vede nelle università e nella precedente edizione del Festival del Cinema di Venezia è stato inserito nella sezione corti. Ma questo non per pregiarci del risultato, ma per capire quanto importante può essere il messaggio. E con questo vi lascio, grazie. Non sono più fatto. Trovare questi due letti assassinati dall'amianto, non sono riuscito ancora ad abituarmi, perché mi fanno pena. Tanta pena. Chi sono? Quali mestieri facevano questi poveretti? Gente umile. Gente umile, semplice. Che hanno abbandonato le campagne, le botteghe artigiane dove lavoravano duramente tutto il giorno, si sono costruiti nelle grandi fabbriche, e non si sono salvati neanche i meccanici, i fontanieri, i nuotori, che ne hanno fatto uso e abuso. Questi lavoratori non si accorgono quando questo killer maledetto si introduce con le sue fibre nei loro polmoni fino a perciarli. Ma la vasta sala più grande sarà lei, che vengono con un loro mattatura le loro povere mogli, che commettono il solo torto di lavare nel momento del lavoro dei loro disgraziati mariti. Questo docu-corpo, l'amianto, scritto tutto unito, come lo pronunciano le maestranze più umili,
Anche questo si trova su internet scrivendo proprio l'amianto pubblicato su YouTube. Grazie, grazie per questo intervento importante che fa vedere proprio quanto sia dura e difficile la vita di noi donne sotto tanti aspetti, e quindi quelle come noi ci possiamo sentire veramente fortunate della vita che facciamo e di chi ci circonda soprattutto. Detto questo, io passerei la parola a Gianna Micelli, che è stata sempre attiva, operativa per quanto riguarda le donne e soprattutto la tutela, la difesa delle donne ad oltranza in tutti i loro aspetti della vita, non solo nell'aspetto proprio legato alla violenza, ma proprio già a partire dalla cura. Io mi ricordo che tu, come con l'associazione per aiutare per quanto riguarda il diabete, e quindi con questa campagna importante che riguarda tutti come evento medico, ma le donne in particolar modo, perché pensiamo alle donne che magari sono in gravidanza e quindi hanno paura perché soffrono di questa patologia, e allora già trovare un input che le rassicura e dà le indicazioni giuste per come fare, cioè è importante, quindi aiutare le donne a tutta forza. Quindi con questa associazione di cui sei paladina, adesso basta, cosa state progettando e cosa volete portare avanti? Permettetemi intanto di ringraziarvi tutti, te in modo particolare perché sei donna, però anche naturalmente ringrazio per la sensibilità che questo comune, la persona del sindaco, ma anche di Piero, ha dimostrato fin da oggi, cioè, ma anche in passato, io ero presente quando si è aperto lo sportello donna, e dimostra in questa, per questa problematica. Come mi sono affacciata a questa esperienza di volontariato che riguarda un, chiamiamolo fenomeno, anche se ormai non è più solo, non è un fenomeno, è quello della violenza sulle donne. Io sono stata da sempre impegnata non solo nel volontariato, ma anche politicamente ho sempre fatto delle scelte che mi portavano a rivendicare, a portare avanti quelli che erano diritti che riguardavano soprattutto le donne. Sono stata tra quelle che ha lottato per l'affermazione della 194, la legge sul divorzio e tante altre battaglie che mi fanno parte della mia storia di donna. E credetemi, oggi trovarmi di nuovo impegnata su alcune cose che pensavamo, grazie diciamo, alle lotte che abbiamo fatto in passato, a dover sì, si stanno mettendo tutte in discussione, credetemi, è alquanto triste. Però nonostante la mia diciamo, età, ormai non sono una ragazza, non posso girare lo sguardo dall'altra parte, e quindi mi sono ritrovata ad essere impegnata su questo, su questa problematica a partire soprattutto da quando è stata uccisa a Ragusa Alice. Ragusa è stata colpita davvero in maniera, come posso dire, quasi talmente forte che c'è stato quasi un momento di sbandamento, non riuscirà a capire ma sta succedendo a Ragusa, l'isola felice, da noi succedono queste cose, cose che avevamo, che leggevamo, che guardavamo in televisione, come dicevi tu, durante i giornali, sì, a Ragusa. E allora c'è stata una sorta di passaparola, soprattutto tra donne, devo dire, e abbiamo detto così proprio, ma adesso basta, cioè non possiamo noi fare finta di nulla, dobbiamo necessariamente avere un ruolo, cercare di dare uno scossone a questa, anche alla nostra comunità, che è una comunità tranquilla, sana, per fare qualche cosa. E da lì è stato un crescendo, e nella ricorrenza del trigesimo di Alice abbiamo organizzato una manifestazione, una fiaccolata. Ebbene, pensavamo che magari i ragusani avrebbero partecipato, è stata un'esperienza straordinaria, bellissima per la quantità di persone che noi non conoscevamo, è stato solo, ripeto, un passaparola, hanno partecipato a questa fiaccolata bellissima, perché è stata, abbiamo rispettato il silenzio,
che imponeva anche la circostanza, nessuno slogan, nessuna parola, nulla. E eravamo circa 1000 persone, guardate, una cosa unica. Abbiamo scelto come luogo di incontro una piazza dedicata a una donna, la rotonda Maria Occhipinti, una donna che nella sua vita, parliamo di tanti anni fa, non eravamo neanche io ero nata, che allora riuscì ad affermare la sua voglia di essere protagonista come donna. Ebbene, da quel successo che quella manifestazione ha riportato, noi abbiamo pensato di organizzarci per diventare un punto di riferimento. Lo siamo diventati soprattutto sui social. Io non li amo i social, però purtroppo aiutano moltissimo a veicolare anche quelli che sono i messaggi. Noi abbiamo adesso più di 3500 persone che ci seguono e che non sono solo donne, ma sono anche tanti uomini che dimostrano questa diciamo, sensibilità a una problematica così forte come quella che riguarda appunto la violenza delle donne. Ebbene, abbiamo anche avuto, abbiamo voluto, poi ecco, passavano i giorni e abbiamo pensato, ma a Ragusa c'è stato un altro omicidio. Pensavamo che fosse stato tanti anni, cioè un anno, due anni fa, invece poi abbiamo scoperto che Maria Zarba, di cui ha parlato Giuseppe, mio carissimo amico tra l'altro, era successa a ottobre, l'11 ottobre del 2018. Cioè in 6 mesi a Ragusa sono state uccise 2 donne dai rispettivi compagni di vita, cioè da colui che appunto, da coloro che dovevano proteggerle. Ebbene, allora in quella prima dell'anniversario di Maria abbiamo voluto ricordare anche lei, abbiamo organizzato un'iniziativa al centro polifunzionale e la cosa bella di quel momento è stata la vicinanza della famiglia, sono i suoi figli, figli di Maria, i nipoti, il nipote che ha scoperto la nonna uccisa e la presenza delle istituzioni, che non è diciamo una cosa secondaria. Noi abbiamo avuto accanto il prefetto, la prefetta, donna che è molto vicina a questa problematica e che si sta spendendo molto per cercare di creare anche nella nostra comunità quelli che sono tavoli tecnici, luoghi, incontri, occasioni per parlare appunto della violenza contro le donne, l'azienda sanitaria provinciale e anche il comune e tantissime donne che appartengono ad associazioni di volontariato. E in quella circostanza abbiamo proiettato un film che ha vinto un corto, che ha vinto un premio, Anch'io vado a scuola, che è stato, non so se lo conosci, è stato tutto girato proprio nella Catese, dove si vedono, c'è lo sfruttamento di queste donne, l'isolamento di queste donne, di questi bambini, bambini che viene negato il diritto di andare a scuola. Ed è davvero una cosa, io quando tu parlavi poc'anzi di questo studio che è stato fatto dall'Università di Urbino, da cui io tra l'altro provengo, perché ho fatto sociologia a Urbino, rivedevo i volti di questi bambini, cioè per loro andare a scuola era una festa. A volte invece noi abbiamo i nostri figli, i nostri nipoti, io parlo ormai per i nipoti, che non vogliono andare a scuola perché magari gli sei che cosa va. Bene, questi bambini vogliono andare a scuola e allora è negata la possibilità di andarci, ma grazie all'impegno del volontariato, un pulmino, ora quest'anno purtroppo non è più, il progetto è scaduto e quindi questi bambini non possono più andare a scuola, 12 bambini, ogni mattina c'era un pulmino che passava a prendere e li portava a scuola. Anche lì la scuola, la dirigente scolastica ha svolto un ruolo fondamentale. Allora, non la voglio fare lunga. Io dico che bisogna fare rete, l'istituzione assieme al volontariato, perché il volontariato, credetemi, fa tantissimo. Io ho questa esperienza, come diceva appunto Antonella, che mi conosce da tanto tempo, io sono impegnata da tanti anni nella lotta a quella che è appunto questa patologia che colpisce quasi 4 milioni di italiani e uno su due non sa di avere questa patologia. Il volontariato può fare tanto,
però dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter fare tanto, perché credetemi, anche il supporto economico per noi è fondamentale. I centri antiviolenza donna, i soldi ci sono, però non vengono ripartiti e quindi rimangono lì. Oggi ho preso la notizia che addirittura si parla di 12 miliardi per l'anno 2019 e anche 14 miliardi per il 2020. Ma dove sono questi 12 milioni? Quanto sono? No, 12 milioni di euro, scusate, sì, di euro. Però questi soldi non vengono spesi e poi rimangono lì e poi i centri non possono, perché abbiamo bisogno di fare formazione, informazione, di supportare queste donne. Allora le istituzioni, soprattutto anche le istituzioni locali, perché solo attraverso il sostegno, perché a volte arrivare in alto è difficile, le leggi ci sono però poi non vengono applicate. La regione siciliana è stata tra le prime a legiferare una legge contro la violenza sulle donne. Nel 2012 parliamo, la numero 3, ha istituito un osservatorio permanente contro la violenza sulle donne, ma nessuno lo sa, un forum permanente contro la violenza sulle donne, e però ancora oggi ci ritroviamo a discutere, non abbiamo le risorse, non abbiamo tante donne disposte a fare volontariato, psicologi, assistenti sociali, avvocate, e però, ripeto, ci mancano gli strumenti. Io vi voglio dare solo due dati, perché da sociologa naturalmente non posso fare altro, per rendervi conto di quello che è il fenomeno della violenza nel nostro paese. Il 2018 è stato l'anno in cui si è avuto il maggior numero di donne uccise, 142, quindi sono aumentate. Dal 2000 ad oggi le donne uccise in Italia sono 3.230. di cui 2.355 in ambito familiare e 1.564 per mano del proprio coniuge, compagno, partner e così via. Ora voglio dire, questi numeri devono fare riflettere per forza, ma che cosa bisogna fare? Ma l'azione che può prevenire è soprattutto la prevenzione. Detto questo, se mi permettete un minuto di leggere la lettera che scrivono parte, no, la lettera è lunghissima, ci tengo tantissimo, la lettera che ha scritto il papà di Alice e che abbiamo letto nella circostanza in cui abbiamo fatto la percolata, sì, è stata pubblicata, io vi leggo solo le ultime. E Alice veniva da una storia un po' particolare, ha conosciuto il papà da grande perché con la mamma si erano lasciati, lui non sapeva di avere questa figlia, comunque per farla breve poi ha scoperto di avere questa figlia e si erano messi in contatto. Questo era successo qualche mese prima, quindi immaginate voi la gioia di un padre di scoprire di avere una figlia. Qualcuno ti ha strappato alla vita che avevi il diritto di vivere. Nel tuo ultimo giorno sulla terra ci siamo sentite tre volte al telefono, ma ti ho sentita stanca, come non era mai successo prima. Ho cercato di tranquillizzarti e di darti tutto il mio appoggio e sicurezza per il futuro. Eravamo certi che ne saremmo usciti bene, il tuo mondo avrebbe preso una piega diversa, sorretta dall'affetto incondizionato dei tuoi cari. La telefonata che ho ricevuto alle 6 di lunedì mattina ha mandato in frantumi anche la mia vita insieme alla tua. Frantumati in un istante tutti i nostri sogni. Avrei voluto riavvolgere il nastro della vita, tornare indietro nel tempo a quando ti ho vista l'ultima volta, rivedere insieme i nostri programmi, convincerti a tentare altre strade perché non ti dovesse accadere nulla di male. Ho ripercorso come un flash tutti quei momenti per capire che invece non era più possibile. Non ti avrei mai più avuta accanto a me. Continuo a stringerti nel mio cuore. Tua amata, ti amo e continuerò ad amarti, papà. Adesso che mi complimento con la chiarezza espositiva di Gianna Miceli. Giusto così per una curiosità, il 17 aprile di quest'anno
sono stato chiamato dalla squadra mobile per vedere un signore di Vittoria che era stato sparato e che aveva negato che fosse una circostanza recente. Siccome mi trovavo a casa di mia mamma buonanima, che era stata da poco operata, dissi al vicequestore Ciavo, ho detto: io da qui non mi posso muovere. Tra l'altro, così, dice: non c'è problema, veniamo noi sotto casa tua, perché io abito a pian terreno nello studio. E quindi mi sono visto arrivare 20 persone, ho visitato questo signore che diceva di non aver subito un colpo d'arma da fuoco recente, tutto falso ovviamente, e poi gli ho detto: però voglio andare a vedere il posto dove è successo, perché ci deve essere il bossolo, così, che poi l'abbiamo anche trovato. Ebbene, sono salito nella macchina della polizia e portava la macchina e mi ha portato a Vittoria e riportato a casa questo signore che di lì a poco avrebbe commesso questo omicidio. In perfetta evidenza. Sì, sì, sì. Infatti è un omicidio suicidio questo qua. E giustamente era lì alla guida. Ora non apriamo il discorso sulla serenità psicologica di questi soggetti, non sarebbe neanche giusto proprio ora che se n'è andato via il capitano, però in tutta onestà io non rilevai niente di anomalo, anzi questo signore mi accompagnò e mi riaccompagnò a casa. Chissà, forse era uno di questi persone non perfettamente gratificate dal lavoro, che poi invece pretendeva chissà che cosa come dalla moglie. Va bene. Io ora approfitto anche per salutarvi, perché ho ricevuto già due messaggi da mia moglie che mi reclama, purtroppo dobbiamo dircelo, è sabato. Sono vittima anch'io, al contrario. Grazie della vostra ospitalità, grazie al sindaco, al presidente, a tutti quanti, il comitato organizzatore. Speriamo magari di ritrovarci e mi auguro che la prossima volta ci possano essere una bella fetta di soggetti più giovani, non mancando di rispetto a quelli che abbiamo i capelli insieme. Io, se la volete riorganizzare un'altra edizione, vi anticipo che ci sarò con piacere. Assolutamente. Io vi prego di attendere, abbiamo ancora la dottoressa che deve dire le cose riguardanti a San Benito. Scusate. Grazie a te, grazie a te. Senti, io devo andare via perché sono impegnato a fare il badante, però vorrei una cortesia. Ci fai leggere a Pippo una poesia dedicata alle donne di Alba Alberini? Ah, che bella, sì, speravo di vedervi. Ciao, grazie. E come io potevo mancare? Stasera vi andiamo coinvolto in tutti gli aspetti. Duplice aspetto. Mi avvicino. Alda Merini, nata in primavera, è morta per tutti i santi. Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso. Sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore, che però grida ancora vendetta e soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, poi ti volti e non sai ancora dire. Lo facciamo di comparire. E taci meravigliata, e allora diventi grande come la terra e innalzi il tuo canto d'amore. Alta Merini. Allora, brevemente, mi dispiace che sei rimasta l'ultima,
però Rosa Arrigio è importante che parli, perché lei parla qui per Santa Croce, e quindi è importante il messaggio che ci lancerà, perché noi dobbiamo operare nel nostro territorio in proiezione ovviamente di una rete che si prospetta di aiuti. Ti do subito la parola, Rosanna. Buonasera a tutti, vi rubo solo pochi minuti. Io sono un assistente sociale, coordinatore e esperto in criminologia, psicologia e giuridica, e opero nel settore della salute mentale da 15 anni, ma da 10 anni sono nella rete antiviolenza Sicilia, ecco, principalmente su Ragusa. Ho avuto questa occasione di rappresentare lo sportello antiviolenza di cui ne faccio parte all'interno, dove ci stiamo operando con la dottoressa presidente Romina Ricciardi, e stiamo cercando di collaborare su alcuni progetti proprio per sensibilizzare la realtà, ma non solo una realtà così esterna, ma soprattutto addentrarci nella scuola, nelle famiglie, perché il problema sta alla base, nell'educazione, quindi formare da in tenera età, come diceva anche il nostro capitano. E voglio fare un riepilogo breve, perché mi sono appuntata alcuni concetti per quanto riguarda la violenza di genere, e quindi dico solo che attraverso un'approfondita comprensione dei fattori scatenanti della violenza subita, che le donne o le persone facilmente vulnerabili, possono essere quindi anche bambini o anche di sesso maschile, perché sappiamo benissimo che nella realtà abbiamo anche persone che vengono maltrattate, anche uomini che dichiarano il loro stato di genere, potranno svincolarsi dall'influenza psicologica che le paralizza. L'elemento chiave è la consapevolezza, di cui parlava anche il capitano dei Carabinieri, che rappresenta quindi il primo elemento nel percorso di uscita dalla violenza. Quindi iniziare a proteggersi significa, per le donne maltrattate, iniziare a essere consapevoli di quanto sta loro succedendo. Spesso le donne si rivolgono agli operatori presenti in diverse situazioni, portando varie richieste, per esempio l'aiuto economico. Molte donne non lavorano, con la speranza che qualcuno possa indurle a chiedere, a far emergere la violenza subita. Il momento cruciale è rappresentato dall'identificazione e dal riconoscimento della presenza della violenza, sia passata ma attuale, nella vita della donna che si rivolge a qualsiasi servizio: può essere un consultorio, può essere il pronto soccorso, può essere un medico di famiglia, chiunque, a chiunque possono rivolgersi le donne. La rete quindi di sostegno è costituita da diverse figure, tutte chiamate al coinvolgimento in una relazione di aiuto e soccorso alle donne vittime di violenza. Una valida rete di sostegno che è formata da familiari, parenti, amici, personale sanitario, operatore a vario titolo, quali assistenti sociali, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri, dei servizi di integrazione sociosanitaria, che possono essere, come dicevo prima, i consultori familiari, i poliambulatori, i servizi sociali di cui ne fanno parte quelli territoriali, agli avvocati, le forze dell'ordine, gli operatori e operatrici dei centri antiviolenza, che siamo presenti e che possiamo intervenire in qualsiasi momento, in un'accoglienza, in un intervento pratico attuato, operatori dello spazio neutro, dei servizi sociali, di mediazione familiare, associazioni e onlus, chiunque possiamo coinvolgere nella rete di sostegno, affinché quindi l'intervento risulti efficace. Quindi è necessario che queste figure debbano muoversi in sinergia fra di loro, sviluppando procedure e protocolli di intervento comuni, di intesa, creando appunto un lavoro di rete, perché soltanto un lavoro di rete può dare origine ad un'assistenza e una consapevolezza reale della vittima, garantendo un migliore risultato nella sua globalità di intervento. Quindi
Quando qualcuno si avvicina a qualsiasi servizio per chiedere aiuto, ascoltiamo, ascoltiamo non solo con le orecchie, ma con il cuore, con empatia, perché un sorriso, un approccio diverso verso una persona che ha bisogno di essere ascoltata può cambiare la vita. Ascoltiamo chi ha bisogno. Volevo puntualizzare, prima di chiudere il discorso, che lo sportello è aperto a chiunque a titolo gratuito, perché siamo volontari all'interno dello stesso per poter coinvolgere non solo le persone all'interno del servizio sociale, ma anche chiunque abbiamo attorno nell'istituzione, sia deve essere il personale sanitario, sociale, chiunque esso sia. Quindi potete divulgare benissimo chi ha bisogno, che noi ci siamo. Grazie Salva, grazie, no, puoi appoggiarlo lì. Allora, io intanto prima voglio fare dei ringraziamenti speciali. Io ringrazio Peppe Iozia per le riprese video, i ragazzi del servizio civile che ci hanno supportato con tutte le proiezioni, con le slides, eccetera. Un ringraziamento speciale a Gianni Gianchi per le foto, a Vincenzo Burino stamattina per le foto che ha fatto al comune. E grazie di vero cuore alle sorelline mie preferite che sono Benedetta e Federica Bonifacio, grazie per essere venute, grazie perché il vostro intermezzo musicale è importante, perché ci sono argomenti scottanti che meritano comunque di essere intervallati da pausa. Il progetto su cui stiamo lavorando è anche l'introspezione artistica, quindi far prendere coscienza alle vittime di violenza attraverso l'arte. È un progetto in progress che ben presto proporremo alla giunta, non so, al servizio comunale, in modo che possiamo essere appoggiati da un'associazione adatta che si serve dell'arte per poter intervenire. Grazie. Grazie a voi. Ringrazio a parte il dottor Iguara che è andato via, la nostra capitano Sondano che sono dovuti andare via per necessità, io ringrazio De Rosalba, ringrazio De Gianna di vero cuore, perché so ci metti lo stesso impeto di sempre nelle battaglie, grazie a Pippo Di Noto per la testimonianza cruda della realtà del lavoro femminile. E detto questo ringrazio voi, sì, detto questo ringrazio voi per essere stati qui presenti e ovviamente se avete sentito la mia voce dovete ringraziare Giovanni Zisa, perché ha reso possibile il microfono, gli ha dato una tonalità umana, visto che io da qualche giorno proprio la voce è out. E un'ultima cosa proprio generale per chiudere, io spero che soprattutto la prossima volta ci siamo impegnati a fare altre cose importanti con il capitano, abbiamo parlato della possibilità di ampliare gli orizzonti e quindi di andare ben oltre, non solo per Santa Croce ma anche per coinvolgere una fascia molto ampia dei bambini della scuola materna fino ai più grandicelli e anche e soprattutto le famiglie, perché le famiglie hanno bisogno di essere indirizzate e di sapere anche educare nel modo adeguato, con esempi adeguati. E io spero che il numero di persone presenti sia maggiore, perché se facciamo tutti in rete e quindi invitiamo più persone possibili, questo ci permetterà anche di trasmettere un messaggio importante, perché quello che stasera è stato detto non sono solo parole, sono fatti concreti, sono cose che molti magari le prendono con superficialità perché ritengono che non possa accadere, ma pensiamoci, noi siamo tutte figli, abbiamo mamme, abbiamo nipoti, abbiamo amiche, abbiamo comunque tante donne vicino che indirettamente magari non lo sappiamo, che sono vittime di violenza, diretta o indiretta. Quindi detto questo io vi ringrazio vivamente, vi ringrazio e spero che la prossima volta siate più numerosi e grazie per la vostra attenzione e per la pazienza. Semplicemente per dare un piccolo omaggio per questa serata, intanto alle sorelle Bonifacio che ci hanno deliziato con la loro musica, a Gianna Micelli già gliel'ho dato, alla dottoressa, il sindaco la omaggerà, poi invito anche l'assessore Santo Donato a venire, in quanto donna anche lei sarà omaggiata di un mazzo di fiori.
oltre che naturalmente alla conduttrice, la conduttrice, moderatrice, insomma, un po' di tutto. Grazie, grazie. Le sorelle Bonifacio. Grazie.